www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Ecco Alessandro, come ricordavamo a telecamere spente, questa è una zona che ti porta bene, avevi segnato al Garilli 2 anni fa il gol del momentaneo 2-2 in quel di Piacenza, oggi Fiorenzuola contro i rossoneri è stato il gol del 2-0, quello che ha definitivamente ammazzato la partita. Insomma, una bella soddisfazione per te che continui a incrementare il tuo bottino e continua a migliorare la tua media. Sì, sì, sono contento più che altro per essere ritornato sui miei livelli, cioè ho ricominciato a giocare dopo un brutto fortunio alla caviglia, sono stato fuori quasi un mese, adesso sì, come dicevi te, sono tornato qua, in queste zone diciamo, mi portano bene, e sono riuscito a fare il gol del 2-0 che secondo me gli ha tagliato le gambe. Ecco, tu fai parte del reparto più forte della squadra, non è facile importi, non è facile nemmeno trovarti qualche scampolo di minuto da disputare, però il mister ti sta comunque dando fiducia in queste partite, era successo anche con Zanetti. Sì, sì, cerco di... le volte che il mister mi chiede di essere impiegato, sia con Zanetti, adesso con De Paola, di farmi trovare pronto e dare il meglio per la squadra come stasera. Importante poi che abbiamo fatto questi 3 punti che sono fondamentali per la classifica in un campo difficile. Ti sei dato un obiettivo di gol l'anno scorso, hai toccato la doppia cifra a 19 anni, per i 20? Per i 20 speriamo almeno di replicarci, anche se come hai detto te non sarà facile ritagliarmi molto spazio, però si può fare. Grazie Alessandro, in bocca al lupo allora. Crepi. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Antonio, per la prima volta dopo l'inizio di stagione parli alle nostre telecamere, parli e in tanti ti hanno dato come il terzo dei 4 centrali titolari, invece non è ancora saltata una partita. Quest'oggi hai giocato anche da terzino sinistro, così come era successo domenica contro la Prosesto, sabato, pardon. E come ti senti? Le tue sensazioni? Penso che tu abbia veramente molto orgoglio, molta fiducia in te stesso dopo queste ormai 8 giornate. Beh, il giocatore... come io sono venuto qua, io ho sposato il progetto, mi sono messo sempre a disposizione sia del mister che c'era prima sia di De Paola e lavoro, mi alleno, quindi le scelte dopo è giusto che le faccia lui, però io mi metto sempre a disposizione cercando di dare sempre il meglio di quello che posso dare. Sono contento di giocare in una squadra come Lecco, perché è una bella soddisfazione, soprattutto quando vedi il pubblico che mercoledì sera ti segue fino a Fiorenzuola e in numerosi, che comunque sono belle soddisfazioni, non ti capitano sicuramente a giocare in una squadra di un altro blasone, ecco. 27 anni, dopo tanta carriera nelle provinciali, cosa stai imparando con la prima maglia pesante della tua carriera? Beh, sono venuto in una società che vuole vincere e la cosa è entusiasmante, perché comunque devi sempre, hai un obiettivo ben definito, nel senso, magari mi è capitato in altri anni che comunque tu arrivavi alla salvezza e poi dopo non andavi più al di là, invece qua comunque sei sempre stimolato, hai uno stimolo in più, una voglia in più, hai professionalità in tutte queste persone qua che lavorano, perché tra Tato, Bonino, tutti i magazzinieri, le persone che ci accompagnano, veramente è da Serie A, quindi è un'enorme soddisfazione per me. Grazie Antonio, un bocca al lupo. Grazie Crepi. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Mister, seconda vittoria consecutiva per lei su 2 partite, quest'oggi è stata anche abbastanza facile, anche se non è mai facile vincere nel calcio, lo sappiamo, quel rigore con l'espulsione vi hanno dato qualche vantaggio, il vantaggio numerico in campo, poi addirittura il doppio vantaggio per espulsione di Girometta, che lei ha avuto l'anno scorso a Piacenza, tra l'altro. Nel secondo tempo siete riusciti a far girare abbastanza bene il pallone, poi vai, vai, dai e dai, siete riusciti anche a trovare lo spazio buono per il 2-0 di Rigamonti, poi da lì è stata tutta discesa. Sì, no, una partita che sai giocare sapendo che tutte le altre non hanno fatto risultato, giochi sempre con un po' di... pensi che sia tutto facile, ma non è facile. Questa è una buona squadra, l'abbiamo cercato, siamo stati fortunati sul fatto che magari loro è stato espulso un giocatore, abbiamo fatto rigore, però poi siamo stati bravi a far girare palla anche 11 contro 10, poi 11 contro 9 l'abbiamo chiusa definitivamente. Però devo dire che i ragazzi stanno veramente bene, si stanno allenando
allenando bene, perché poi il segreto per vincere è allenarsi bene, stare sul pezzo. E quindi oggi è una partita difficile, oggi prima della partita gli ho detto oggi voglio vedere, questa è una di quelle partite che voglio vedere se siete veramente giocatori da Lecco oppure no, e hanno risposto alla grandissima. Quattro defezioni importanti, quindi Baldo, Vignali, poi c'è stato anche Franza prima del riscaldamento, che ha accusato un affaticamento, se non sbaglio. Sì, c'è un problema prima, martedì, già domenica aveva questa gamba un po' pesante, però lui è uno che non molla mai, però io gli avevo detto che secondo me non era giusto, però ho voluto provare il riscaldamento, ma penso che abbia un piccolo affaticamento, niente di che. Quindi lui, dicevo prima anche ai tuoi colleghi, è un giocatore che è come uno Swarovski, ce lo dobbiamo tenere bene, perché è un giocatore che può risolvere la partita in qualsiasi momento. Però anche oggi mancavano 4-5 giocatori importanti, però la rosa è fatta di 23 giocatori che possono fare bene e possono sostituire anche chi manca. Ecco, il quarto assente era Cardinho, al suo posto ha giocato praticamente Joelson come unico vecchio, tra virgolette, dal primo minuto lì davanti. Poi è entrato Rigamonti. Come giudica la prestazione di questi due giocatori, a parte i rispettivi gol? Bene, se Joelson è un po' in ritardo, si vede, non è bello brillante, però è un giocatore che fa reparto da solo. Rigamonti non è una novità per me, perché lo vedo in allenamento, è un giocatore che vede la porta come pochi, quindi, ma penso che ci sono tanti giocatori, da Barzagli a Romano, che sono giocatori che possono fare bene, quindi se loro hanno la possibilità di giocare, secondo me ci mettono l'anima, perché poi alla fine è quello che serve per cercare di fare bene tutte le partite. Grazie mister, buon lavoro. Grazie anche a voi. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.